Se per caso questa canzone vi ricorda un po' il modo di cantare più che di suonare di Lenny Kravitz, beh, avete l'orecchio abbastanza allenato. È il disco nuovo di questo piccolo grande cantante, Low si intitola la canzone, Lenny Kravitz su Radio DJ, 36 minuti dopo le 11. Lenny Kravitz ha una parrucca, non ho altre spiegazioni, insomma, è uno schiaffo ai caldi. Sì, o ha un parrucchiere molto creativo, molto abile col riporto, boh, chissà. Tantissimo. No, spero per lui che non sia la parrucca, perché sennò dopo Tina Turner. Però sono tantissimi. Pronto per essere il nuovo Tina Turner. Pronto per cominciare, Aldo Rock, buongiorno. 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 Quegli occhiali sono stati salvati per te. Buongiorno uomo. Buongiorno. Devo dire che venerdì scorso ci hai lasciato con un buon sapore in bocca. Ah sì? Sì, non soltanto noi ma anche gli ascoltatori. Non so per quale motivo, finalmente abbiamo trovato l'equilibrio giusto. Dopo 20 anni che fai questa mezz'ora, venerdì scorso l'hai fatta come andrebbe fatta. Beh, roviniamo tutto. Dai. Oggi sembrerò un santo, ma agirò da demonio, va bene? Bene, non dubitavo, dai. Come stai? Molto bene, molto bene. Che giorno è oggi? Eh beh, oggi siamo a giugno, no? Mi oggi sembra è il primo un giugno. Ottimo oggi, giorno per morire oggi. Oggi posso dire quello che diceva Cavallo Pazzo, sì. Diceva solo gli dèi sono immortali, noi no. Oggi è un bel giorno per vivere, oggi è un bel giorno per morire, ma noi moriremo di gioia. Oh! Sì, di gioia, perché perché gli dèi ci amano, oggi gli dèi ci amano, nel senso che bisogna pensare, c'è il bisogno di pensare. C'è un bellissimo libro di questo filosofo, si chiama Vito Mancuso, Il bisogno di pensare, è un libro molto bello. E in pratica il bisogno di pensare cos'è? Quando andate a correre, quando camminate, il bisogno di pensare è meditare sulle cose che fate, perché questo è importante, perché la meditazione, mentre tu metti un piede davanti all'altro, ti aiuta. E ci sono tanti tipi di meditazione. Vi faccio l'esempio della meditazione zen. Quando ero nel tempio zen di Kyoto, i monaci, che stavano sempre seduti in posizione zazen, ogni tanto si alzavano, camminavano e meditavano. Ed era, come si dice, una meditazione rilassata. Eri in piena sintonia con quello che ti circonda, col tuo spirito. Ecco, questa è una meditazione che puoi fare anche camminando o correndo. Cioè, metti il piede sulla terra e fai in modo che la terra lo accetti. Senti proprio su tutte le parti del piede la terra che preme sotto di te, ti senti tutt'uno con l'universo. Questa è una bellissima camminata, è la camminata zen. Poi c'è un altro genere, Linus, questo sì, stavo pensando... sento che quando tu cammini senti che la terra ti appartiene. Volevo cominciare subito dopo il programma, ma c'ho un paio di cose da fare però stasera. Allora, l'altra camminata molto interessante è una camminata è la camminata della tigre quando esce dalla foresta. Avete presente? L'avete vista qualche volta nelle immagini? Al futuro in televisione. In televisione, cinema, sì. No, al circo. Questa camminata, questa camminata lenta. Molto lenta. Molto bravo, lenta. Sì. E poi alla fine della camminata un balzo, come un lampo, e si butta sulla preda. Ecco, questa è un altro tipo di camminata. Cioè tu stai camminando, è un po' la ripetuta. Hai presente la ripetuta? Sì. Cioè se tu anziché iniziare con la corsa inizi con la camminata. Però lenta. Uomo, devi avere quell'eleganza lì. Beh certo, devi devi comunque allenarti, esercitare, devi comunque meditare. Ok, l'altra camminata, che è quella che si avvicina di più allo sportivo, è la camminata afghana. Qual è? La camminata afghana è fatta di il primo passo, inspiri, ok? Per altri 3 passi trattieni il respiro, il quarto passo è il quarto, il quinto, il sesto e il settimo passo, quindi altri 3 passi e butti fuori quello che hai respirato, ok? L'ottavo passo lasci i polmoni vuoti, questo
ti può portare ovunque. Puoi raggiungere distanze enormi. È la grande camminata afghana, è la camminata sportiva, è la camminata che potresti fare se fai una gara di ultradistanza. Prova a meditare mentre la strada scorre. Scorre sotto di te, metti un piede davanti all'altro, semplicemente come se fossi in equilibrio sulla fune della vita. Medita e il cervello non girerà vuoto. Medita e diventi ciò che pensi. Ti sentirai più veloce e resistente, più forte. Tutto si placa e la sola cosa che accade è un puro flusso di energia. Puro. È una specie di processo ascensionale. Ascensi. Si sale sopra il corpo e sopra la psiche e se ne prende coscienza. È il bisogno di pensare. È l'antico precetto delfico del conosci te stesso. Adesso ci sei solo tu. Movimento e respiro si alleano. Ci sei solo tu, più veloce, più resistente, più forte. Respira e impara a respirare. Guarda e impara a guardare. Corri e impara a correre. Ma soprattutto sorridi. Anche quando non c'è motivo per farlo, sorridi, il motivo arriverà. Qualche ascoltatore puntualmente mi chiede come si fa a trovare le canzoni che Aldo Rock propone, perché Shazam non le riconosce molto spesso. Perché non le riconosce? Perché non riconosco Shazam, è molto semplice, è il Do Des, io non riconosco. Dovete ascoltare con attenzione, questo era Damien Jurado, o Jurado che dir si voglia, con Dear Thomas Wolfe. Eravamo rimasti a questa camminata afghana. La camminata afghana. Quella più sportiva. La cui ritmica è inspiri, espiri, spiri. Sì, però esatto, con i... bravo. È il famoso morire di gioia, hai quando tu non sai che gli dèi ci amano, altrimenti moriresti di gioia. Tutti pensano no, ma tutti mi vogliono. Ecco, a volte questa meditazione, questa camminata è anche la corsa, no? Quando tu parti per la corsa sei pieno di problemi, hai le manie di persecuzione, tutti ti odiano, poi quando torni dalla corsa sei un uomo. Sì, certo. Sei certo. Un uomo rilassato. Certo. Ecco, questa è quello che fa la corsa. Alla fine la corsa è una meditazione. C'è Nel pianeta verde, che è questo film francese, in cui si immagina una società in un altro pianeta. Sì, film di Monticelli, sì. Beh, però è bellissimo, è molto, sai, fantasioso, eh? Le decisioni vengono prese dal popolo dopo una marcia di 2 ore. Sì. Cioè loro si trovano in cima a una montagna e lì prendono decisioni, perché dopo 2 ore di cammino hai ragione. Ti sei purificato. Hai ragione. Io lo faccio, io se ho un grossissimo problema faccio una gara di triathlon. Se tu non hai risolto quel problema dopo una gara di triathlon non lo risolverai mai. Io. Quindi è così, questo serve. Un altro che era molto bravo a essere fluido, si muoveva molto bene anche se non correva, era il famoso Muhammad Ali. Cioè, era anche lui era molto fluido e il suo movimento era. Avete mai visto le alghe mosse dalle onde sotto il mare? Hai presente quel movimento lì? Sì, sì, fantastico, sì. No? Sembra ci sia un animale quasi. Esatto, come? Sembra ci sia un animale, sia una balena a pelo d'acqua. Beh, non oppone resistenza. Sì, no? È così. È fluida. Tutt'una con. Tutt'una. Ma cosa succedeva? Dopo veniva fuori tutta quella cattiveria e si è anche lui come la tigre. Si lanciava contro l'avversario e diventava più cattivo, più forte, più magro, più tutto. Ecco, questo è un altro modo. Cioè, tu a volte vedi queste persone molto rilassate. Il monaco, il famoso monaco, no? Il famoso monaco guerriero. Tu lo vedi calmo, tranquillo. Miyamoto Musashi al bancone che viene importunato da 2 viandanti un po' sbruffoni che gli dicono: ah, guarda, c'hai 2 spade, vecchio, cosa te ne fai di 2 spade? Lui sta mangiando la sua ciotola di riso con le bacchette, c'è una mosca che passa e lui trac la prende al volo. E se la mangia? No, non se la mangia. Però no, è talmente come la vecchia del miracolo. Hai capito? Sì, esatto, lui non, esatto, non le ha neanche estratte le spade, non le ha mostrate. Ha tirato fuori solo le 2 bacchette e ha fatto vedere com'era abile. I 2 attaccabrighe prendono e se ne vanno. Ecco, questo è essere fluido come le alghe mosse dalle onde. Ora inforco gli occhiali.
Occhiali pronti, disco pronto, Vasco pronto. Pensa con la tua testa, sì. Medita, ricerca, corri e reggiti sulle tue gambe. All'interno la serenità, all'esterno nessun bisogno d'aiuto. Pensa in termini mitici, oltre che razionali. Allena lo spirito, almeno quanto la condizione fisica. Usa le gambe senza mai separarle dal cuore. There must be some kind of way out of here. L'ennesima versione di una canzone meravigliosa scritta 50 anni fa da Bob Dylan, bravissimo, ricantata qualche anno dopo, bravissimo, e fatta diventare più famosa ancora da Jimi Hendrix, bravissimo, e ora proposta dalla voce di John Cruise ma dalla chitarra di Warren Haynes. Warren Haynes. Ciao. Grande All Along the Watchtower. Sì, bellissimo. Tutto a posto? Tutto a posto. È il giardiniero. Allora, chi è che si è allenato per tanto tempo con costanza, regolarità? Eccomi, eccomi. Massimo Ambrosini, quello che giocava nel Milan. Sì, sì, guarda, sì, veramente sì, encomiabile. È uno bravo, costante, okay, bravo. Però ha visto la Madonna di Londra. Sì. Ciao Massimo. Quanto ha fatto a Londra? Non mi ricordo, però ha visto la Madonna negli ultimi 3:20 3:20 a Londra. C'è un triatleta che l'ha fatto negli anni, ogni giorno, con costanza, lentamente. Si chiama Alessandro De Gasperi. Alessandro De Gasperi ha vinto l'Ironman di Lanzarote. L'Ironman di Lanzarote non è un Ironman molto, cioè non è Klagenfurt, non è Roma. No, ma lo dicono, cioè, tutti, dai. Il sottotitolo è chi te la fa fare? No, no. Perché è già fare un Ironman, chi te la fa fare? Ma perché devi andare a farlo a Lanzarote? Ti dico soltanto, ci sono. Fa caldo, 2800 metri di dislivello nel percorso, certo, di bicicletta, è un vento fortissimo. Vento incredibile, ma soprattutto c'è il famoso Mirador del Rio. Sapete cos'è il Mirador del Rio? È una salita. È una salita. E quando sei in cima a questa salita, sì, in pratica vedi il bordo dell'isola di Lanzarote, sì, con un altro piccolo isolotto a fianco. In mezzo scorre il mare, c'è, cioè, il mare. L'Oceano Atlantico. L'Oceano Atlantico. Sì. Ma sei talmente in alto che quello ti sembra un fiume. Quindi quello è il panorama sul fiume. Ah, ok. E lo chiamano Mirador del Rio. È una salita che arriva prima del traguardo della bici e poi inizia la tua maratona di 42 chilometri. E quindi Al De Gasperi, un po' l'ho già sentito Al De Gasperi, eh? Quello era Alcide. Esattamente. Questo Alessandro è riuscito col tempo a fare veramente un'impresa. Sono pochi gli italiani che hanno vinto un Ironman distanza lunga. Quindi grazie e bravo. Tu sei veramente il sogno per tutti noi. Non sei l'incubo come Aldo Rock. Non sei il peggior DJ. Sei il miglior triatleta. Scrive l'ascoltatore: sono cascato con la regola dei 5 secondi. Domenica 2,4 chilometri. Martedì circa 3. Giovedì 4 chilometri. Piano piano arriverò alla DJ Ten. Bravo, non si firma, ma è come l'avesse fatto. Bravo, devi essere adesso un po' fuori legge, devi cercare di andare oltre, ma ricordati, per vivere al di fuori della legge devi essere onesto. Parola di Bob Dylan. Bravo. Buon weekend. Ciao. Ciao, ciao. DJ, DJ, chiama Italia.